Mi si è spenta. Oh, mi si è rotta. Che è successo? Cioè, non ci credo, raga. Ma che ha fatto sto deficiente? Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su Assetto Corsa Competizione in questa nostra avventura di andare a ripercorrere, o meglio a rifare, la 9 ore di Kyalami. Questa è la seconda puntata, vi ricordo che c'è una playlist apposita qui sul canale dove potete seguire la serie che segue, tra virgolette, concettualmente la 24 ore di Spa che abbiamo fatto l'anno scorso, anche quella con 24 ore reali. E questa volta siamo all'inizio della seconda ora, non abbiamo fatto il cambio pilota e siamo, se non mi ricordo male, in P16. Non è andato benissimo, stiamo a livello 100, quindi la CPU va veramente forte e in più sta pista è un po' in famella, abbiamo pure dovuto riparare i danni. Comunque sia, adesso ci aspetta la seconda ora che ci andiamo a fare insieme, quindi schiaccio l'acceleratore a cannone, stiamo uscendo adesso dai box. Oh, pit limiter, subito leviamolo. Ci abbiamo dietro Malaghia con la Lambo numero 78 e davanti Gamble che è il secondo in realtà, ci hanno doppiato ovviamente. Occhio a Malaghia, che conosco tante frasi che iniziano per mal e finiscono per tacci tua, quindi comunque dobbiamo trovare un po' di feeling con la nostra Ferrari, perché nella prima ora mi sono trovato un po' in difficoltà. Dobbiamo controllare pure la benzina, abbiamo messo 100 litri adesso per calcolati per fare tutto lo stint del nostro Diego Lunadix. Ultimamente ho cambiato un po' il FOB della Ferrari e mi sono trovato meglio, quindi c'è da sperare che riusciamo a recuperare qualcosa, perché a questo livello questi viaggiano veramente forte. Poi su sta pista sono veramente dei cani, cioè io non ci ho mai avuto problemi così con la CPU su ACC come in questa pista, sono veramente troppo aggressivi. Tanto Gamble davanti a 8 secondi in allontanamento rapido. Frenato un'ora prima qua. Leader in pit lane intanto. Questa mette male la seconda, anche se in realtà non servirebbe, ma mi sento più tranquillo. E si ripassa davanti al traguardo. Adesso ci dovrebbe essere qualcuno ai box. Esatto. Perfetto, davanti a noi è uscito Guidetti, che sta in undicesima posizione. Penso che riusciamo a superarlo. Speriamo che Guidetti non fa cose strane adesso. Ok, vai. Guidetti all'interno, però sta messo male. Noi giustamente famo un po' i prepotenti. Quindi io spero che ci avrò un po' più di feeling con la vettura, perché ho migliorato il FOB, cioè perlomeno l'ho risistemato in realtà, perché ci ho perso un po' più di tempo, perché sto preparando un video sul FOB, come funziona, a cosa serve, se in realtà c'ha senso regolarselo, insomma. E quindi mi sono dovuto studiare la faccenda, stavo a fare un po' dei tentativi, l'ho un po' sistemato. Tanto attenzione che Guidetti si fa un pochino aggressivo. Cerchiamo di chiudergli la porta in faccia. Il nostro amico Guidetti. Dobbiamo cercare di trovare un po' di passo, eh. Oh, Guidetti è andato lungo. Oh, Guidetti è andato proprio lungo nel prato. Ottimo, no, si vedeva che non stava proprio in formissima Guidetti, comunque. Davanti ci abbiamo Matsuda, che riguarda molto Tsunoda come nome, eh. Speriamo che non gli dovremmo fare gli stessi buoni auguri ogni gara che ci facevamo insieme. Mentre mi devo ricordare che abbiamo messo 100 litri per fare tutto lo stint. Allora, in questa puntata, raga, non parlerò di una cosa specifica. Di solito le famo sempre a tema chiacchierate, però non c'ho qualcosa di specifico da dire, quindi salterò un po' di palla in frasca e vi voglio parlare della corona che sto usando, la GT Neo. Perché ultimamente in un commento mi avete chiesto come mai usi sempre la GT Neo pure se c'hai la FX Pro?
Allora, la FX Pro è una bella figata, raga, ve lo dico sinceramente. Il display è stupendo, la corona è bella, molto bella. È un po' più pesante di quello che uno si aspetterebbe, perché pesa mi pare 1,3 kg. E quindi, malgrado sia ben bilanciata in generale, è ovvio che c'ha una certa inerzia che io ho avvertito sin da subito. Dopo te ci abitui e vabbè. Tanto se stanno a appannare gli occhiali, cazzo. Bandiere gialle, tanto qui, non so perché tutte le volte sopra la montagna mi dice bandiere gialle, ci deve essere qualcuno che non sta andando benissimo, vabbè. E quindi io quando ho provato la GT Neo all'inizio non mi sono trovato bene, cioè la corona era bella, però mi faceva strano perché questa era leggerissima, un po' più larga, è un centimetro più larga, mi pare che la FX Pro è 29 cm e questa 30. Che voi direte un centimetro non è niente, perché un centimetro è mezzo centimetro da un lato e mezzo centimetro dall'altro lato. Però all'inizio boh, non ci ho avuto subito un buon impatto con sta corona. Invece la FX Pro è fantastica, raga. Però poi ho insistito un attimo e mi sono iniziato a trovare bene con la GT Neo, e adesso con la FX Pro non so, mi sembra voluminosa, perché è molto più alta di questa, quindi stando nella posizione corretta come sto io mi copre tre dita e mezzo in più de monitor, che va sicuro fanno una differenza, perché quella parte del monitor è importante, di solito ci sta il cruscotto lì. E quindi mi sono iniziato ad abituare a GT Neo, che è pure più universale, la puoi usare con qualsiasi cosa, perché poi alla fine lo schermetto è molto figo da vedere, però poi nella pratica, come ho sempre detto, è bello, perché è bello, è innegabilmente molto bello, affascinante, immersivo, perché quando guidi una F1 in realtà ti senti veramente come se stessi con una F1 vera, però per quanto sia immersivo e figo c'ha un'utilità relativa, cioè è difficile che tu guidi guardando lo schermetto della corona, anche perché quello gira, giustamente può servire soprattutto per gli avvisi, cambio marcia, ste robe qua, però oh che rischio. Tutto sommato alla fine con la FX Pro mi ci trovo bene, però con la GT Neo mi trovo meglio. Tanto abbiamo fatto il miglior nostro giro personale in tutta la sessione, e questo è un buon segno, vuol dire che mi trovo bene con la macchina, cosa che peraltro stavo vedendo da solo. Il feeling sembra tornato. Ora io non mi ricordo assolutamente se ho già detto sto fatto, comunque fate caso, non è che sono rincoglionito, però sono preso dalla gara. Comunque dicevo, il feeling è tornato perché ho cambiato un po' di cose sul FOV, perché sto registrando un video in cui spiego come funziona il FOV, a che serve, quando tocca registrarlo, come registrarlo, perché è importante, se davvero serve, perché potrebbe anche non servire, insomma tutte queste robe qua. E quindi mentre smadonnavo con quella cosa, studiandola l'argomento, perché ovviamente io lo conoscevo in maniera tra virgolette superficiale, mi sono reso conto che potevo sistemare meglio il mio, e difatti direi che ha funzionato. Ricordo che l'obiettivo di sto campionato dichiarato è assolutamente la top 10, mortacci di questo, chi era Williams? Abbiamo dovuto fare un sorpasso all'esterno al curvone. Però io penso che il fatto che ci abbiamo più feeling con sta macchina adesso si vede proprio a occhio. Lasciando perdere il cronometro, in cui con la macchina stracarica di benzina stiamo a fare il miglior tempo della nostra sessione fino a mo. Però si vede proprio a occhio, insomma.
a occhio si vede se non mi si appannano occhiali, perché in questo momento mi si sono appannati occhiali. Ok, un po' scivolata qui, però non fa niente. Ci abbiamo davanti Matsuda con la Nissan GTR. Speriamo che non faccia l'eroe. L'obiettivo dichiarato, dicevo, è la top 10. Per il semplice motivo che questi veramente vanno forte a livello 100, raga. E questa è una pista molto complicata. Si è visto già nelle qualifiche che ce n'avevano tanto di più. Devo anche dire che in realtà io... Oh, attenzione che è Matsuda! Momenti si ammazza! Momenti si ammazzuta! Devo anche dire che io c'ho... Avevo iniziato a correre un pochettino meno sulla CC, ma non cioè... No, per scelta mia. Nel senso che le garette del venerdì abbiamo continuato sempre a farle. Ma guarda sto gran fio della giapponese! Ma scusa arbitro, ma è lui che mi è venuto addosso a me però. Vabbè, comunque, dicevo. Cioè, è assurda sta cosa. Quello ha preso e mi ha girato dentro. A meno che non l'abbia persa, però. Vabbè, speriamo che non ci ha fatto troppi danni. Non mi ricordo più manco che cazzo stavo a di. Ah sì, di ACC. Dico, non è che ci sto a giocare meno per scelta mia. Ma guardate questa. Aspettate un attimo, vediamo quanti danni ci ha fatto. 4 secondi di danni. Vabbè, cerchiamo di non farci caso in questo momento. Semplicemente noi ci corriamo praticamente solo nelle garette settimanali del venerdì, perché in questo periodo non ci sono campionati, non c'era altro da farci, non ho fatto prove particolari e quindi alla fine vuoi o non vuoi, quello che ci correvo era in quel momento lì del venerdì, perciò sono un paio di venerdì magari sono startati perché abbiamo fatto un'altra cosa, che ne so, abbiamo fatto le garette su AC per dire, o altre cose del genere, e quindi di fatto un pochettino dei feeling con questo l'ho perso, pure i video non è capitato di registrare nulla qua a CC, magari più qua a C, e invece adesso sto a prendere la buona abitudine di registrare sta gara sempre dopo una serata di quella delle nostre garette, dove ho almeno un po' di feeling con la vettura che mi è venuto dalle nostre garette insieme. Ok, continuiamo a abbassare il nostro tempo migliore, anche se è pochissimo, però è sempre meglio averci un buon passo che non avercelo. Mentre Bailey in decima posizione a 15 secondi intanto, raga. L'obiettivo da arrivare in decima posizione secondo me è fattibile. Oltre non ci andiamo perché purtroppo la manifestazione è molto corta e comunque a sto livello vanno forte, raga, non ce l'ho sto passo su sta pista così importante. Magari ce l'avremo alla fine della manifestazione, perché dopo che ci avremo corso 9 ore. Cioè, se riuscissi a fare, che ne so, tutti i 42 e mezzo per recuperargli 10 secondi, se lui gira 43 e mezzo ci vanno 10 giri, cioè è lunga, capito? E starei in decima posizione. A meno che non ci serva qualche incidente davanti. Quello laggiù è Matti Hansen con la BMW, ma è una GT3, una GT4 quella. Anche perché qui devo tirare, ma non alla morte, sennò rischio che magari mi vada a schiantare e finisce tutto il lavoro che abbiamo fatto, finisce la manifestazione, finisce tutto e ci ritiriamo.
Perché ovviamente una manifestazione come una 9 ore non è come la 24 ore dell'anno scorso a Spa. Nel senso che se l'anno scorso ci siamo schiantati alla seconda ora, ma c'erano ancora 22 ore davanti e soprattutto io sapevo di essere più veloce perché eravamo a livello 90 l'anno scorso. Avevo fatto la pole position in qualifica. Spa è una pista secondo me più facile di... Guarda questo però, guarda questo però. Cioè l'SM è sceso a 93, oh. Che famo? Iniziative? Comunque dicevo, a Spa sapevo che avrei potuto recuperare. Qua se schiantiamo e storcemo la macchina, purtroppo ci sarà il ritiro, raga. Perché gira poi 9 ore così a casaccio, non c'ha senso e riproveremo un'altra endurance. Però speriamo che non succede. Abbiamo davanti Hutchinson, quello dei rasoi. Questo c'era pure alla 24 ore di Spa, lo ricordo, c'era pure la stessa macchina, tra parentesi. Non può fargli i fari. Magari capisce che si deve levare dei coglioni. Guarda se frena al centro del curvone. Ma può essere che iniziano a essere sensibili ai fari, raga. Magari sono così intelligenti. Comunque questo giro è stato uno schifo, purtroppo, per colpa di incidente con quel BMW. Vabbè, comunque abbiamo messo a posto un altro giro e ce ne sono andati già 10 minuti del nostro stint. Devo essere sincero, sono molto dispiaciuto che ACC andrà a morire, raga. Perché andrà a morire con l'uscita di AC Evo. Cioè, ovviamente continuerà a venire supportato, ma il progetto non verrà ulteriormente modificato. Almeno questo ci hanno detto. Yellow flag in sector 2. Anche perché a Cievo dovrebbe essere interessante anche per gli sports, da quello che ci ha detto Massaruto, quindi si andrebbero un pochettino a pestare i piedi i due giochi. Boh, staremo a vedere. Chissà se verranno trasferite lì tutte le GT3. Boh, non ce n'ho idea. Tanto ci buttiamo giù per la discesa. Ci sarà pure la complicazione del fatto che a una certa qui arriverà la notte, raga. Perché se vedete per il momento sono le 2:20 pomeridiane. È una una trasmissione, ciao. È una manifestazione che, se non mi ricordo male, inizia proprio all'una. Quindi arriva dall'una alle 10 di sera. A una certa farà buio, sarà ancora più complicato averci i riferimenti di dove andare a mettere le ruote. Comunque stiamo a recuperare sul decimo, raga. Su Bailey sta a 10 secondi e mezzo adesso. Quando inizieremo a vederlo? Adesso sta due curve davanti a noi. Sarà interessante attaccarlo poi. Speriamo di arrivarci prima del pit, ma dubito. Anche se ci abbiamo davanti ancora 45 minuti, quindi è un po' abbassare il ritmo, cioè siamo un po' alzare il ritmo, scusate. Infatti Bailey è rialzato a 10,8. Soprattutto mi scivola un po' dietro, dove vedo che le gomme sono un po' gonfie. Però manco in maniera eccessiva in realtà. Recupera un po' su Bailey, se riusciamo a recuperare un mezzo secondo a giro nel 20 giri gli stiamo addosso.
Fortunatamente non abbiamo preso warning. Sono contento pure del fatto che mi sento di nuovo in feeling con sta macchina. Ho visto che lui girava 44 e qualcosa, raga. Vabbè, abbiamo perso tempo nel settore 2. Ok, però l'importante è che dobbiamo vedere quanto ha girato lui. E noi dobbiamo riprendere il nostro ritmo. Bandiera gialla, settore 2, attenzione. Non so che è successo. Ma non è successo niente a Bailey, perché sta sempre a quei 10 secondi benedetti. Bene, bene, dai, dai. Devo dire che non avrei mai pensato che mi sarebbero piaciute così tanto le endurance. Invece so, una sfida con te stesso molto interessante. Bene, qui sopra la montagna, adesso giù per la discesa. Bailey ha allungato il passo comunque, ragazzi. Dovete quanto gira quando passano sul traguardo. Bene così. Porca troia, questo non dovevo più. Oh mamma mia, come ho tenuta. Non so come ho fatto a tenerla. Mi sono distratto. Se siamo giocati tutto quello che avevamo recuperato su Bailey. Che palle. Tutto da rifare, vabbè. Guarda questo dietro che tanto è doppiato e viene a rompere le palle. Noi arriviamo lunghi per resistere, ieri staccata. Ma mi devo riconcentrare adesso? Mannaggia a me, mannaggia. Mi sono deconcentrato un attimo, ma ho buttato almeno 3 secondi. Ma per fortuna che non ci siamo schiantati. Dai, dai. Dai, dai, recuperiamo il ritmo. Bailey, 14 secondi e 2. Non ci voleva proprio sta cosa, raga, peccato. Avevamo recuperato, gli eravamo arrivati sotto, gli eravamo arrivati. Ma sta chicane è maledetta con sta cazzo di salsicciotto. Bailey 13 secondi e 7. Peccato, peccato, raga. Oh, no, ma che cazzo ha fatto sto coglione? Ma guarda, mi si è spenta. Oh, mi si è rotta, che è successo? Cioè, non ci credo, raga. Ma che ha fatto sto deficiente? Ma dai, ma è veramente un coglione questo. No, ma mi è entrato dentro, raga. Comunque la IA è veramente fatta de merda su sta pista, cioè... Finita, raga, ma quando arriviamo al decimo? 25 secondi sta. Cioè, io non c'ho parole comunque di sto cazzo di Matsuda, eh. Avevo detto che non mi assomigliava a Tsunoda. E se ancora che scende.
Mi fa ridere che me le avesse a me e io non c'entro un cazzo, perché è stato sto deficiente che ha completamente cannato la frenata per provare un attacco inutile da doppiato, cioè, ma... Qui devo usare la seconda, raga, non c'è niente da fare. Non ci credo, ci ha fatto perdere 12 secondi sto giro. Abbiamo recuperato così bene. Cioè è pure difficile poi rimanere sul pezzo, raga, sinceramente, perché uno ce la mette tutta, recupera. Ah, qua sono andato largo, adesso non riesco più a concentrarmi. Devo ritornare nel mood. Cioè, mancano ancora tante ore e la top 10 è lì davanti, raga, fine. Mi sono deconcentrato, Ho guardato su e non dovevo guardare su. Mamma mia, come gli sono rientrato davanti a Malaghia. Sto sicuro che sta parlando dei miei parenti dentro il casco adesso. Mi sono innervosito e deconcentrato per quel cretino de Matsuda. E se adesso non ritrovo lo spirito giusto che c'avevo all'inizio? Perché all'inizio mi sono reso subito conto che in realtà la macchina andava bene, raga. E c'avevo un buon feeling. Devo ritrovare quel passo lì. Attenzione, tanto questo qua mi fa andare giustamente in colonia per doppiarlo. È Williams. Ok, continuiamo a perdere tempo. È finita, raga, è finita. Cioè, si è demoralizzato perché ho sbagliato io assolutamente a farmi incasinare la capoccia da quello, perché siamo in P11, però eravamo arrivati al nostro obiettivo. Dai, niente è perduto ancora, mancano 7 ore e mezza in realtà, raga, è lunghissima, però... Porca Eva, porca... Sta puntata la intitolerò "Penso di ritirarmi". Ma non è per il livello degli avversari, raga, è che sono veramente dei cani. Diventa difficile. Controlliamo un po' il break balance di sta macchina, sta a 64, abbassiamolo un pochettino. Magari riesco a farla ruotare a 62 pure col freno dietro. No, ancora, guarda quello dietro! Mi stava rivenire addosso! Quello dietro è Imperatori, è il dodicesimo, che adesso è in lotta con noi. Questo c'ha pure senso che ci prova. Magari senza ammazzarci, però c'ha senso che ci prova.
Mi dispiace perché eravamo arrivati sotto al decimo, raga. Eravamo arrivati acchiappando quel gruppetto che adesso invece è lontanissimo, non è manco più nelle nostre mire tecnicamente. Tocca ricostruire il distacco dal decimo. Più davanti ci abbiamo Malakia, Atari, Tsunoda. Oh, guarda questo che cazzo fa! Mannaggia Atari! Qui a Malakia gli hanno fatto le bandiere blu. Io voglio vedere solo quelli nostri. E capi Bailey dove sta? Un attimo. Oh, Bailey sta solo a 3 secondi e 9. Deve essere successo qualcosa a Bailey, raga. Perché stava a 25 secondi, cioè aveva avuto un problema Bailey. Bailey e Uggi stanno lì vicini, incredibilmente. Io non penso che hanno fatto il pit stop, se no me ne sarei accorto. Attenzione che si siamo ringalluzziti dopo quello che era stata una tragedia totale. Bisogna disattivare i danni comunque nelle riparazioni. Ok, bene così, che vediamo solo i nostri adesso. Che tra parentesi di quelli davanti non me ne frega nulla se sono doppiati o no, tanto io vedo sulla mappetta. Ok, 3 secondi e mezzo da Bailey. Purtroppo mo con la macchina azzoppata non possiamo manco più calcolare tanto bene il delta, perché la macchina c'ha 22 secondi di danni, raga. Comunque non importa. Purtroppo sono tutti i secondi che perderemo al pit. Però rivedere Bailey così vicino mi ha riacceso la speranza e anche l'energia in pista. Bailey sta davanti a sto gruppetto qua davanti. Bene, dentro così. Dai, 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 dai. Bailey, 3 secondi e 3. Tiriamo alla morte con la nostra Ferrari qui alla salita, poi giù per la discesa. Purtroppo la macchina è rovinata, quindi più di tanto non si potrà fare. Dovremmo perdere 20 secondi al pit, che vuol dire un ulteriore svantaggio nei confronti di questi con cui stiamo a gareggiare. Però per il momento non ci pensiamo, cerchiamo solo di ricchiapparlo. 3 secondi e 1. Quello là non so chi è. Dovrebbe essere un doppiato, credo. Sì, è un doppiato, lo vedo dalla mappetta che è blu. Mezzo. Siamo un secondo più lenti del nostro passo di prima. Questo davanti a noi c'ha un BMW, il doppiato è una GT4, credo. Sì, sicuramente è una GT4. 2 secondi e 9 da Bailey. Dai, dai.
Purtroppo se GT4 e mezzo rompono un po' le palle, però danno pure in realtà un po' di movimento alla manifestazione, ragazzi, sennò era molto piatta. Certo, gli potevano programmare un po' meno assassini. Ehi, su alla montagna, si gira stretti per ributtarsi giù per la discesa? Con Bailey che dovrebbe stare a 2 secondi e 1, ma io non lo vedo. Dove cazzo è questo? Un secondo e 9, Bailey. Sta dietro la curva, raga. Dai. Le ruote sembrano a posto, per il momento le lasciamo così, anche perché più si andrà verso la sera, più le temperature scenderanno. Dai. Il secondo è 8, Bailey, e continua a non vederlo. C'è un altro doppiato in mezzo. Ah, si è rotto il timer, ragazzi. Il secondo è 8 lo dovrei vedere. Cioè, il secondo è 4. Oh, errore qua. Ok, dai. Quello è indoppiato. Ma non è che è sta visuale che mi sta ingannando. Ma difatti quello non è Bailey, raga. Mi sembrava strano che era lui. Ma che cazzo dice allora qualcosa? Quello è Hutchinson, sta a 5 secondi. Ma là che cazzo dice quell'affare? Scusate, raga, io non capisco. Boh. Non riesco a capire i distacchi che mi indica la colonna quella lì a sinistra, che voi vedete bene, quindi magari, raga, mi chiedete pure l'indicazione voi, perché di certo Bailey non sta a un secondo e due. Non riesco a capire sta cosa, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo, direi. Tanto questo davanti dovrebbe essere di nuovo Hutchinson con sta cazzo di macchina. Comunque in realtà quello davanti a noi non è lontanissimo. Se vedete stanno due macchine sulla montagna adesso. Ma di certo non come dice qui il contatore a un secondo e uno. Ecco, quello che ha fatto il curvone adesso, non quello che sta a fa mo, quello che ha fatto prima è uno in corsa con noi. Però sto contatore qua, sto display si è un po' rincoglionito. Qui siamo andati lunghissimi. Oh madonna. Ok, Bailey tanto va a traguardo adesso. Stanno giù al curvone in fondo. Eccoli laggiù. Cioè qualcosa abbiamo recuperato comunque. Ecco questo mo in mezzo alle balle. Guarda se si leva. Cioè io dico boh, vabbè.
Bailey ha un secondo, secondo lui, ma un secondo lo dovevo vedere qui davanti, invece c'è nessuno. Però se non altro l'errore della grafica ci ha dato una speranza di riacchiappare quelli davanti. Ecco lì sulla salita, raga. Li vedo dalla mappetta che sono in lotta con noi quelli. Almeno credo. Che da quest'altra schermata invece quella sembrerebbe essere Rubischi. Non lo so, raga, non ci sto a capire niente. Probabilmente sono incazzato e quando mi incazzo non riesco a capire più bene quello che vedo. Però quello davanti decisamente non mi pare l'undicesimo. O forse sì? Boh. No, è Krupinski quello. È il 27esimo, raga. Ma difatti mi sembrava strano che stava lì davanti. Io vorrei sapere che cosa esprime di distanza sto quadro qua, però, perché mi dice che sta a 8 decimi, ma che cazzo dice? Ah no, mo mi dice che sto a 29 secondi, ecco. Adesso si è sistemato il... Quindi lui dice che sta a 8 decimi da quello davanti a lui, e me stiamo a 29 secondi invece. Non so perché non lo fa vedere sempre. Il distacco dovrebbe essere quello lì, ce lo dà solamente quando passiamo sugli intermedi. Peccato, ci avevo creduto per un attimo. Mentre dietro è arrivato Imperatori e quello sì che ci sta vicino. Che palle, ma giustamente, ma con sto passo non andiamo, c'è una macchina distrutta. Lunghi, lunghi, lunghi pure stavolta. Qui a Campo Imperatore gli dobbiamo dire di tornare sugli sci. Comunque è stata una manifestazione particolarmente sfortunata questa. Stiamo a 29 secondi e 4. E ti dicevo, ma io non vedo nessuno davanti. Ma possibile che quello è Bailey? Mi ha dato un'altra botta, raga. Stanno a finire l'SA questi della CPU. Ce sono 91 addirittura. E cala, se n'è andata. Non so come ho fatto a tenerla. Ma ci passa pure Imperatori. Peccato, raga, peccato. Manifestazione molto sfortunata questa per noi. Stavolta non è un problema di feeling con la macchina, ma è più di feeling con gli avversari. In realtà il secondo stint alla fine è stato interlocutorio quanto il primo. Che non è un buon segno, raga, perché non è che sono rimaste tantissime ore. Mentre qua c'è chiaramente un doppiato. Rimettiamo qua la schermata in cui vediamo tutti. Tanto, raga, coso sai che è dannato? Questo davanti è Krupinski un'altra volta.
Attenzione qui a Krupinski che si mette in mezzo comunque. Ma continui a levarmi safe di rating, per cazzate che fate voi però, oh, ma non va bene sto fatto. Invece note perché mi ero avvicinato stasera dicendo ho ritrovato il feeling con la 296. Magari recuperiamo qualcosa, e invece proprio no raga, non stiamo a recuperare proprio niente. Per il momento decidiamo di non ritirarci, perché spero sempre che ci sia uno stint in cui facciamo la differenza, in bene, non in male, come in questo. Questo purtroppo stiamo a far cagare, non c'è sta un'altra maniera di dirlo. Cioè, avviene su 23 GT3, siamo undicesimi, dodicesimi, insomma siamo a metà del GT3. Non è che siamo ultimi, però niente, questi giustamente parcheggiano, tirano l'ancora e se ne vanno a bar, a piazza, in caffè, e poi ricontinuano. Continua a dire che il feeling con la macchina è ritrovato comunque. A prescindere, dico. Adesso fa bene con 22 secondi dei danni. È pure complesso, però la macchina scorre bene. Imperatori a 4 secondi e 8. Ma noi non c'è possibilità di riacchiapparlo, la macchina non va. Sembra come se mi accendo e mi rispengo alla guida, nel senso che ci sono dei momenti in cui mi sembra che effettivamente riuscì ad andarci forte, dei momenti in cui invece mi sento proprio che la macchina non va. Poi appena ci sta l'allungo lui se ne va, perché la macchina è chiaramente compromessa dal punto di vista aerodinamico. Ci salva solo il traffico, appena Imperatori arriva da Mattiansen dobbiamo stare nelle vicinanze. Se lui perde un po' di tempo in fase di doppiaggio magari ci può dare una mano. La faccio fatica a tenerla in pista, raga. Purtroppo la sosta in box poi ci costerà altri 22 secondi, cioè. Manifestazione iniziata male che sta finendo peggio per il nostro Dream Team. Già le qualifiche non erano state un bel segnale, però io lì do anche colpa al settaggio sbagliato del FOB, dove cioè che mi aveva impedito di avere una prestazione decente, diciamo. Oh, tanto attenzione, qui c'è un doppiaggio. Imperatori però non perde niente. Se è passato e se è bevuto come se niente fosse. La bandiera gialla nel settore 2, questi con GT4 fanno più danni dalla grandine.
continuiamo a girare sul passo del 44,6, 44,5, 44,7. Curioso di vedere dove perdo sto secondo. Aspetta, adesso dietro sto BMW che ne perderemo un pochettino, vedi? SA 90 tanto, raga. Allora, adesso qui nel rettilineo abbiamo perso già mezzo secondo. L'aerodinamica rovinata della nostra macchina. Complice delle traiettorie sbagliate da parte mia. Facciamo traiettorie pure qui un po' fantasiose, ma mi stavo a perdere quei calcoli guardando la classifichetta. Comunque, a parte questo, rimane che Kyalami è una pista bellissima, che però non riesco a godermi con la CPU come le altre piste. Ti ha dato un secondo cacciatore qua per Imperatore. Proviamo ad andare a mettere la mappa numero 1, magari. Dovrebbe essere una mappa più cattiva, anche se la potenza poi alla fine è la stessa, però a livello di erogazione forse cambia qualcosa, vediamo un po'. Si prova qualsiasi magheggio per cercare di recuperare qualcosa, ma purtroppo l'ideale in questa manifestazione è riuscire a rimanere con la macchina sana, così non perdi tempo ai box e poi non trasforma ogni doppiaggio in un incidente, perché se no, se continuo così a fine delle 9 ore io l'SA ho finito. Devo dire che il cambio de break balance non è che abbia cambiato tantissimo, però forse riesco a farla girare un po' meglio. Ok, dai. Yellow flag in sector 2. Bandiera gialla settore 2. Pure sta mappa 1 mi pare che non cambia assolutamente nulla. Ragazzi, stiamo avvicinando alla fine dello stint, eh? Mi dispiace che sta puntata sono un po' sul depresso andante, ma purtroppo quello che è successo è che mi ha quasi spinto al ritiro dalla manifestazione. Proprio è un peccato, perché ho pensato la prima ora è andata male, però c'ha altre 8 ore per recuperare, e effettivamente la prima parte dello stint era andata così, stavamo a recuperare. Invece poi è successo quello che è successo e mi è scesa un po' di dispiacere per come si era messa la faccenda.
Comunque, per il nostro stint mancano ancora 10 minuti e 33. Quindi ci avviciniamo ai 5 minuti soliti. Ci abbiamo ancora 21 litri a bordo, eh. E qui ci troviamo come al solito un doppiaggio che rompe le palle. Anche devo dire, questo è stato molto molto carino, sto Hurst. Pure lui mi ricordo che c'era 24 ore di Spa, probabilmente non gli stiamo antipatici. Cioè, il fatto che io penso che ci abbiamo 20 secondi dei rotti dei danni, raga. Non so perché, ma mi viene da pensare che con sta mappa 1 più che più potenza c'hai più freno motore. Intanto ormai in perché più 11? C'è solo qualcosa, davanti hanno fatto un pit stop. E forse un pit stop. Se no non si spiega, raga. Qualcuno deve aver fatto un pit stop? Che siamo saliti da una posizione? Mentre questo qua davanti a noi è Hutchinson. Bandiere gialle settore 2. Chi è quello là davanti? Che cazzo freni, Hutchinson? Vabbè, io non so che è successo, che siamo in più 11, raga. Qualcuno deve essere entrato ai box, io non me ne sono reso conto. Comunque, Imperatori davanti sta a 5 secondi adesso. Comunque non mi dite perché, ma mi sembra che la mappa numero 1 va meglio la macchina, o magari sarà un effetto placebo. Può essere che in realtà non è così, però ho questa sensazione netta che mi sembra che ci abbia più freno motore. Quello là davanti è proprio Imperatori comunque. E comunque 100 litri secondo me sono troppi, perché per il momento abbiamo ancora 17 litri. Che vuol dire che se eravamo partiti con 90 avevamo ancora 7 litri. Iniziamo a regolarci sui 90, va. Dai, non è il momento questo qua? Yellow flag in sector 2. Ok. Cerchiamo di metterci in condizione poi di fare il pit stop alla svelta. Poi non ho appoggiato la quarta come faccio di solito. Mo stiamo a perdere qualcosa da Imperatori, perché mi devo mettere pure a giocare con sto coso del pit stop. Purtroppo ci abbiamo ben 23 secondi di riparazioni. Le gomme mi sembrano in ordine, quindi non cambiamo nulla dal punto di vista delle pressioni per ora.
Oh, attenzione, vedo che Imperatori c'ha da fare con Atari. Porca Eva, porca. E so un coglione però, mannaggia a me. Meno male che non abbiamo perso niente. Abbiamo perso solo un sacco di tempo, tanto per cambiare. Vai, vai, buttiamo, altri 4 secondi buttati. Troppe cose tutte insieme, qua devi fa. Ok, siamo entrati negli ultimi 5 minuti, tanto, raga. Quindi questo è il giro in cui si rientra. Ora, se eravamo partiti con 100 litri, in questo momento ce ne avevamo ancora 13. Quindi possiamo partire tranquillamente con 95 litri, pure 94. Poi non voglio fare il cambio pilota. Ancora no. Attenzione, ci abbiamo qui davanti Atari adesso. Ok, doppiaggio di Atari fatto. Sto davanti, non so chi è, sarà un altro doppiato così a occhio. Ok, pit limiter acceso. Bene così. Eravamo P11 quando siamo rientrati? Non mi ricordo com'è per spegnere il motore. E qua. Spegni il motore, dai, dai. Ok, ci hanno rimesso a mano dietro. Purtroppo. 53 secondi, raga. Arriva Panì che ci passa, P12. All'inizio della puntata eravamo P16, mo vedremo se davvero abbiamo recuperato qualcosa, raga. P14. Abbiamo perso, raga. Il 16, il 17. Pronti a ripartire? Uno, vai. Vai, vai, vai. Il 15, raga, il 15. No, abbiamo recuperato una posizione comunque, eh. Ok, allora in questo casino generale comunque abbiamo recuperato una posizione, anche se è stata un'altra sessionaccia brutta, raga, sinceramente. Però io voglio insistere ancora, mi do la possibilità di vedere se riesco con il passo giusto a recuperare qualcosa. Se avete suggerimenti, come al solito, scrivetemelo qua sotto nei commenti, fatemi sapere che ne pensate. Purtroppo non è una sfavillante endurance vincente come quella della 24 ore di Spa, forse abbiamo alzato il livello un po' troppo, però c'è da dire anche che in pista sono veramente dei cani, raga, perché non riusciamo a fare una sessione girando con la macchina in ordine. Speriamo che questo stint che arriva riusciamo a tenere la macchina sana, che magari abbiamo un passo un po' più veloce, perché comunque alla fine si tratta sempre di fare parecchi giri, in un'ora facciamo sempre una quarantina di giri, mo più occhio non ho visto quanti so, però più o meno so quelli lì. E il che vuol dire che se recuperassimo un secondo giro, noi recupereremo 30-40 secondi in una sessione, che non so male, Bisogna vedere, ci abbiamo ancora davanti parecchie ore, ci stanno ancora davanti 7 ore, perché questa è la seconda ora, perciò insomma di tempo ce n'è per recuperare la situazione. Detto questo, io spero che vi siate divertiti, come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!